Come vi dicevo, la risoluzione della traccia odierna richiede la individuazione dell'istituto dell'opzione. Perché? Perché per poter comprendere se nella traccia odierna è stato concluso un affare, cosa fondamentale al fine di comprendere se all'agenzia immobiliare spetta o meno la provvigione ai sensi dell'articolo 1755, dobbiamo comprendere se il patto di opzione, che è stato concluso grazie all'attività di intermediazione dell'agenzia immobiliare, è un affare o meno. Perché se è un affare, all'agenzia immobiliare spetta evidentemente la provvigione. Se non è un affare, e ovviamente per affare non si intende il termine, il significato gergale, cioè un buon affare, un affare conveniente, all'agenzia immobiliare non spetta evidentemente l'intermediazione, la provvigione per l'intermediazione. Ovviamente, per comprendere se l'opzione possa essere considerata un affare, dobbiamo per forza di cose comprendere che cos'è il patto di opzione. L'opzione è disciplinata dall'articolo 1331 del Codice Civile. Quando le parti stabiliscono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione negoziale e l'altra abbia la facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile. Vedete, non è una norma definitoria. Non è una norma che vi dice che cos'è l'opzione. È una norma che vi spiega quali sono gli effetti del patto di opzione. Gli effetti quali sono? Nel momento in cui due soggetti concludono un patto di opzione e si assumono un ruolo in questa vicenda, uno acquista il ruolo di concedente del diritto di opzione e l'altra acquista il ruolo di opzionario, quindi di titolare del diritto di esercitare l'opzione. Ora, in che consiste questo diritto di opzione che una parte cede all'altra? Essere opzionario, cioè essere titolare di un diritto di opzione, vuol dire avere il diritto di poter concludere un determinato affare in un determinato arco temporale, semplicemente comunicando la propria volontà all'altra parte, cioè alla parte concedente. Facciamo un esempio. Io acquisto da Luisa il diritto di opzione sul suo bene immobile, che si trova a Napoli, per 200.000 euro, per una durata di tempo che va da oggi a 2 anni. Che vuol dire? Che io sono diventato opzionario di acquisto del bene immobile di Luisa. Vuol dire che per 2 anni, a partire da oggi, ogni giorno che mi sveglio, tra virgolette, ogni giorno che vivo, io posso comunicare a Luisa: cara Luisa, ho deciso di esercitare il mio diritto di opzione su casa tua, quindi concludo il contratto di acquisto dello stesso per quel prezzo pattuito, 200.000 euro, dato che non è ancora scaduto il biennio che mi è concesso. Capito che cos'è l'opzione? È il diritto che un soggetto acquista di concludere un certo contratto a certe condizioni. E quindi da una parte abbiamo un titolare di un diritto, l'opzionario, dall'altra parte abbiamo un concedente che non si può opporre alla volontà dell'opzionario. La mera comunicazione dell'opzionario: cara Luisa, voglio esercitare il mio diritto di opzione, quindi non voglio comprare casa tua, quindi compro casa tua a 200.000 euro, conclude il contratto di vendita. Quindi in quel momento io sono divenuto proprietario del bene immobile di Luisa. E quanto accade nel calcio, una platea principalmente femminile, però da questa parte qualcuno mi può capire,
quando si fa il famoso prestito con diritto di riscatto di un calciatore. Diritto di riscatto non vuol dire niente, quella è un'opzione d'acquisto. Allora sto prendendo un calciatore in prestito e mi sono accordato per la società che è proprietaria del cartellino e abbiamo stipulato un accordo del tipo: io me lo tengo in prestito, va bene, fino a giugno 2024. Ma sappi che fino a giugno 2024, se voglio, io mi compro questo calciatore pagandoti 5 milioni di euro. Ho il diritto di opzione, sono opzionario di acquisto di quel bene immobile. Che vuol dire? Che non devo più incontrare il tuo consenso. Voglio comprarmi Anguissà, caso che è successo l'anno scorso, a 5 milioni di euro? Comunico alla società: caro Fulham, intendo esercitare il mio diritto di opzione. Abbiamo pattuito che fino a giugno 2024 con 5 milioni io potevo comprare questo calciatore. Quindi, caro Fulham, acquisto il calciatore, esercito il mio diritto di opzione. Questo è il funzionamento del patto di opzione.